Isola dei Famosi, Craig Warwick, la clamorosa dichiarazione su Lady Diana. Cancelletto Craig Warwick è stato costretto ad abbandonare prematuramente il cancelletto Isola dei Famosi. Il sensitivo è stato messo coda a una frattura alla costola e costretto a rientrare immediatamente in Italia. Nonostante ciò l'uomo che parla con gli angeli ha fatto parlare di sé per lo scontro a distanza con Franco Terlizzi e per altri discussi interventi nel corso di Domenica Live. Al rientro nel bel paese l'inglese, da tempo trapiantato in Italia, non ha confermato di aver visto Francesco Monte fumare marijuana durante la permanenza in Honduras. L'ex naufrago si sarebbe dovuto sottoporre anche alla macchina della verità, ma per via delle condizioni fisiche ha saltato il test. Al contrario, Warwick ha accusato Terlizzi di aver pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti. Mi ha detto, sei gay? Schifo. Parole forti che hanno scatenato accese discussioni con il figlio di Franco prima del chiarimento in puntata. Il pugile tarantino ha affermato di avere tanti amici omosessuali e di non avere mai fatto una simile affermazione. Chiedimi scusa e quando ci vediamo in Italia ti abbraccio. Dalle tensioni con Franco alle scintille con Cecilia, alla fine Warwick ha pronunciato la parola pace ed ha chiuso la questione. In seguito il sensitivo è stato protagonista di un'accesa discussione con Cecilia Capriotti per via di alcune voci relative ad un presunto flirt con Amauris. C'è una grande amicizia tra noi e massimo rispetto. Dopo la perentoria smentita della show, Cyril Craig ha riferito a Monica Setta che le cose sarebbero andate in altro modo. La tensione è salita alle stelle tra minacce di querele dietro front. L'inglese non ha partecipato alla successiva puntata di Domenica Live, non sta bene ma sicuramente si riprenderà in occasione del serale. Nel frattempo Warwick è tornato nuovamente al centro dell'attenzione mediatica per un'intervista rilasciata al settimanale Mio. Un giorno mi è venuto in mente un particolare legato alla mia amica cancelletto Lady Diana. Lady Di aveva predetto la partecipazione all'isola, il sensitivo ha raccontato che era seduto in riva al mare e che si è ricordato che la principessa di Galles aveva predetto la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Una volta mi disse che aveva fatto un sogno nel quale ero su un'isola con acqua azzurra e sole forte. L'ex naufrago ha spiegato che quando si trasferì in Sicilia, a Sciacca, con il compagno pensò che Lady Di si riferisse a quest'evento, invece non era così. Dichiarazioni che hanno acceso nuove discussioni social e provocato nuove critiche nei confronti di Craig.